Buongiorno a tutti gli amici di Per Sempre News. Oggi abbiamo l'onore di essere qui con Gianfranco Caliendo, Buongiorno. storico, buongiorno, storico frontman, voce principale, chitarrista e autore del Giardino dei Semplici. Sì. Grazie per Grazie a essere voi. qui con noi. Grazie. Non è inutile ricordare i numeri fantastici della band del Giardino dei Semplici, oltre 2.000 concerti, 4 milioni di dischi venduti, Sanremo, Festival Bar, insomma, dei numeri veramente molto significativi. Significativi, Una bravo. band italiana che ha fatto la storia, questo lo possiamo dire. Parliamo adesso, guardiamo al futuro e parliamo di un nuovo singolo che insieme alla sua Mele Sì, Band. in pratica noi abbiamo, io quando mi sono staccato dal gruppo, e questo è accaduto nel 2012, dopo 38 anni, quindi ecco anche quelli molto significativi, perché 38 anni sono importanti. Ma quando sono uscito via mi sono sentito da solo, quindi ho avuto proprio l'esigenza subito di ricostruire una band e ho cominciato a suonare con delle altre persone, continuandomi a divertire perché a quel punto lì sentivo molto entusiasmo, quello là che forse in qualche modo avevamo perso. Sono tutti insieme. Invece, con questo rinnovato entusiasmo, il tutto è sfociato poi in una band proprio. Insomma, ora faccio parte della Miele Band e i componenti che ci sono all'interno ora cantano insieme a me, come se fossimo nati in questo modo qui. E quindi ho voluto fare questo primo singolo che, diciamo, è apripista di un lavoro discografico che uscirà all'inizio dell'anno prossimo. E questa cosa che abbiamo chiamato Le canzoni del giardino, che non è altro che un sogno di questi ragazzi che ascoltavano le canzoni del giardino dei semplici e si ritrovano ora in prima persona come protagonisti a interpretarle. Lo possiamo considerare un inno alla ripartenza, alla Sì, rinascita? assolutamente, sì. Io credo molto che questo disco metterà comunque un'altra pietra miliare alla mia carriera e comunque darà una soddisfazione anche a questi ragazzi che ora suonano con me. Un artista così eclettico, il 25 novembre è stato pubblicato anche un libro, Memorie di un capellone, luci d'ombre di un Sì, successo te lo anni faccio 70, lo vedere, facciamo eccolo qui, vedere te lo al faccio nostro vedere. pubblico. Eh sì, Memorie di un capellone è, diciamo, un titolo che è molto attraente, perché poi ho scoperto che ci sono molti capelloni ancora in giro, che là sembrano un po' dinosauri che vivono ancora sparsi per l'Italia. E il capellone era inteso anche simbolicamente come un'epoca. L'epoca dei capelloni in cui praticamente c'era questo desiderio di uscire fuori dalle regole, ma anche lì era un momento di grande rinascita, perché tutto quello che avevamo nell'exploit, diciamo, economico degli anni 60, poi arrivarono questi anni 70 dove c'era molta più creatività, c'era in tutti i settori. Abbiamo avuto delle grandi esplorate di creatività, sia musicalmente, sia anche politicamente, insomma, si cambiavano delle cose. E il capello lungo era una di queste cose che simbolicamente dice. Perché lasciamole andare i capelli come sono? E infatti, tu puoi immaginare la figura del hippie, quello là che voleva le cose della natura, andava dietro a degli ideali, a delle cose insomma che non erano assolutamente malvagie, anzi, tutti quegli assembramenti, grandi assembramenti di Woodstock, di grandi concerti, in fondo erano bravi ragazzi, erano dei ragazzi con degli ideali puliti. Capellone era un po' lo status simbolo di un'epoca, Sì, si di può un'epoca, dire. sì, degli anni, soprattutto degli anni 70, perché poi negli 80 e 90 sono ritornati, anzi i tagli anche un poco più radicali, hanno cominciato a rasarsi, hanno cominciato a fare altri tipi di tagli. Messaggio ha voluto lanciare con questo libro? Ma guarda, in effetti questo messaggio ce ne sono diversi di messaggi e più che altro, come ha detto il mio editore Jacob Belli e Francesco Coniglio in particolare, la persona di Francesco Coniglio, ha detto questa epoca non è mai stata raccontata bene.
non ci sono grandi autori letterari che hanno raccontato quest'epoca qua. E quindi è tutto da scoprire. È anche un percorso fatto artistico come il mio, che ha avuto infatti luci ed ombre di un successo anni 70, sta a significare proprio questo, che abbiamo avuto degli impedimenti, degli ostacoli, e non è stato semplice sempre, è stato una cosa, sicuramente un sogno che si avverava, però pieno di ostacoli che abbiamo dovuto superare e che comunque hanno reso la nostra carriera difficile, quindi e queste cose le abbiamo raccontate, anche perché in uno stato e in un momento in cui noi eravamo in una città, anche quella particolare, perché noi vivendo a Napoli avevamo comunque da un punto di vista una marcia in più, perché artisticamente Napoli ci dava molto bagaglio di creatività molto grosso, e dall'altro invece degli impedimenti di essere comunque, il mondo discografico partiva da Milano, tutto al più da Roma, ma comunque l'epicentro era Milano e noi eravamo un po' spiazzati in questo senso qua. Ha parlato di Napoli, so che sta attuando delle collaborazioni con dei cantanti, con degli artisti napoletani, ci vuole accennare? Sì, no, io con Napoli collaboro assai, oltretutto mi piace molto scrivere in napoletano. Ora ho finito il disco di Antonello Rondi, insomma, che è un'icona della musica napoletana, e abbiamo fatto un disco e lui ha pubblicato anche lui un libro, e gli ho dato una mano a mettere su questo disco con i suoi successi e con degli inediti, in particolare un inedito che ho scritto insieme alla mia compagna Flora Contento, che è anche autrice delle canzoni del Giardino, e con Flora abbiamo scritto questa canzone per lui che si chiama I Vogliono dei Quartiere. E proprio che parla di ragazzi che crescevano nei quartieri spagnoli, che all'epoca degli anni 70, 60, 70, si parla di Antonello, erano molto diversi da quelli che sono ora. Ora sono motivo di folklore, e insomma ci sono tanti ristorantini, tante cose carine, e i turisti ci vanno senza paura. Una volta era un poco più difficile addentrarsi, io stesso ragazzino mi addentravo raramente nei quartieri spagnoli. Ok, un ultimo saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora sì, voglio salutare tutti quanti e soprattutto i giovani, perché i giovani hanno bisogno di segnali e di messaggi per avvicinarsi alla musica. Però il messaggio che voglio lanciare io è che evitassero di avvicinarsi attraverso il telefono soltanto, ma ci sono tante altre realtà che ti possono aiutare a vivere questa passione in un modo diverso, come per esempio noi stiamo parlando qui da uno studio di registrazione che è anche un'accademia musicale, e che vengono è raggiunta da tanti giovani di tutta la Campania. Vengono qui proprio per fare questo, per darsi da fare e nella didattica musicale, e quindi per imparare a cantare, a suonare la chitarra, pianoforte, eccetera. E con quest'ultimo saluto e appello ai giovani alla musica, noi salutiamo Gianfranco Calenda, grazie mille grazie, per essere grazie a voi, stato con grazie noi. A te. E un saluto a tutti gli amici di Per Sempre News.